La prossima presentazione, che è il dottor Carlo Meletti, ci darà un contributo, porterà la voce dei sismologi e quindi il contributo dei sismologi alla riduzione del rischio sismico. Ringrazio comunque l'ingegnere dell'intervento precedente che ci ha colpito e interessato sia a livello professionale che forse anche personale per le idee e scelte di strada, della strada giusta. Occhio. No. Colgo, mamma mia, questo invece funziona. Colgo ancora una volta l'occasione, visto che adesso verrà un po' introdotto anche il tema dei terremoti, per ricordare che ci sono installazioni, che nelle installazioni fisse previste all'interno dell'atrio del Tribunale si parla anche di terremoti, così come anche per l'associazione Io Non Tremo all'interno di uno dei gazebi posizionati in piazza. Quindi con la simulazione, con una tavola vibrante realizzata da noi, potete osservare anche l'esempio con tre edifici, diciamo, posti al di sopra di essa. Adesso forse siamo quasi pronti. Va bene, allora intanto, eccoci, ci siamo. Intanto mi presento, appunto, mi chiamo Carlo Meletti, sono un sismologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lavoro a Pisa, e sono responsabile del Centro per la Pericolosità Sismica dell'INGV. E vi dico subito, confesso che non sono un ingegnere, sono un geologo. In realtà, pensandoci bene, in realtà questo settore, quello del rischio sismico, è un settore che sfrutta competenze tra le più diverse, perché è vero che ci sono i geologi che hanno il compito di individuare le sorgenti sismiche, caratterizzarle, sono in grado di dare tutte le informazioni sulle caratteristiche dei suoli e quindi le risposte dei terremoti, però ci sono anche i fisici che danno un grosso contributo, perché sono quelli che riescono a modellare la rottura che avviene in profondità, a modellare il percorso delle onde attraverso la terra. Ci sono gli ingegneri che sono, il loro compito è essenzialmente quello di caratterizzare l'interazione tra il suolo e le strutture nel momento in cui viene il terremoto e poi ovviamente anche fare tutto quello che riguarda le strutture, quindi progettazione antisismica e quant'altro, ma non è finito, ci sono i matematici che ci danno un grosso contributo nel mettere a punto dei modelli di ricorrenza dei terremoti, perché noi abbiamo questo grosso problema che ci mancano dei modelli che ci diano delle informazioni sull'accadimento dei terremoti, quindi riuscire ad arrivare poi a dei modelli predittivi che siano in qualche modo affidabili in termini ovviamente di protezione civile. Ma non è finito, noi lavoriamo a stretto contatto con gli storici. Gli storici sono quelli che hanno ricostruito la storia sismica dell'Italia a partire dall'anno 1000 in avanti. L'Italia ha la più lunga storia sismica in tutto il mondo, perché abbiamo degli storici bravissimi che hanno girato gli archivi di tutta Italia e tutta Europa alla ricerca di informazioni, e vedrete anche poi qualcosa. Lavoriamo con i psicologi, perché gli psicologi sono quelli che capiscono qual è l'impatto di un terremoto su una comunità che viene colpita da questo evento, e sono anche quelli che ci danno delle indicazioni su come bisogna comunicare il rischio dei terremoti, a cominciare da bambini nelle scuole e via via a tutte diciamo, le fasce d'età fino agli adulti. Quindi di fatto anche il motivo per cui ho accettato molto volentieri l'invito a venire qui a tenere questo seminario è appunto quello che lo sforzo che dobbiamo fare nella nostra comunità è quella di riuscire a trovare un linguaggio comune tra tutte queste competenze diverse
e anche trovare poi il linguaggio con cui parlare all'esterno, alle persone che diciamo, al quale rivolgiamo i nostri messaggi, i nostri allerta. Allora io adesso vi farò vedere brevemente alcune, diciamo, quelle che sono le iniziative principali che si fanno in questo settore, distinguendo due grossi diciamo, argomenti, nel senso che noi siamo abituati a sentire parlare di quando avviene un terremoto, quello che noi chiamiamo un'emergenza sismica. Ci sono tutta una serie di attività che partono e sono soprattutto, oltre alla parte di protezione civile, di emergenza, di aiuto alle persone colpite dal terremoto, ma c'è anche quello di raccogliere i dati, che per noi è fondamentale, perché la nostra disciplina ha questa piccola sfortuna che solo quando avviene il terremoto noi riusciamo ad avere le informazioni sul fenomeno dei terremoti. È qualcosa che non possiamo produrre in laboratorio a quella scala in nessun modo, quindi per noi è fondamentale raccogliere subito, nelle prime ore, informazioni che ci aiuteranno poi per fare i nostri modelli che vedrete dopo. Quindi sono una serie di attività che si fanno in emergenza, e poi i periodi che noi chiamiamo di pace, che sono altrettanto importanti, perché è quel periodo in cui si fanno quegli studi che consentono di migliorare, di individuare delle serie politiche, appunto, di riduzione del rischio sismico, a cominciare dal monitoraggio. Questo, vabbè, è abbastanza ovvio, però vedrete, la ricerca di base in generale, che serve comunque, migliora le nostre conoscenze, la valutazione della pericolosità sismica, che in realtà si esplica attraverso diversi livelli, diverse finalità, dalla riclassificazione sismica alla normativa tecnica, alla microzonazione, che finalmente in Italia si è cominciato a fare in maniera seria. E poi c'è infine l'ultima voce, che viene sempre citata per ultima, ma è importantissima, è quella dell'educazione, della formazione delle persone. E io finirò, spero di fare in tempo, appunto, facendo degli esempi per farvi capire quanto è drammatica l'ignoranza sul tema rischio di terremoti in Italia. Cominciamo con l'emergenza. Avviene un terremoto. Il terremoto è una liberazione di energia pressoché istantanea, anche se non è esattamente istantanea. L'energia attraverso onde sferiche si diffonde attraverso la crosta terrestre e arriva a una certa stazione che registra lo scottimento del terremoto. Questa è particolarmente buia, mi dispiace. Questa, si dovrebbero vedere i quadratini, sono la rete sismica nazionale. Noi in questo momento gestiamo una rete di oltre 340 stazioni che coprono tutto il territorio nazionale, che sono tutte collegate in tempo reale con la sala sismica di Roma, molto scura. Comunque tutti i segnali arrivano in tempo reale nella sala sismica di Roma, e a quel momento parte la localizzazione del terremoto. Quindi in qualche modo l'informazione arriva, tutte le stazioni sono collegate, adesso molte le colleghiamo via satellite, altrimenti sono collegate attraverso ADSL o attraverso telefoni cellulari. Arrivano i segnali, scatta la localizzazione del terremoto, cioè vuol dire capire dove è avvenuto il terremoto e capire anche la magnitudo del terremoto. Perché questo è importante? Perché in base alla magnitudo del terremoto scattano una serie di procedure che sono già state fissate, sono degli accordi con il Dipartimento della Protezione Civile. A seconda della magnitudo, e ci sono dei tempi, vedete, una scala oraria, insomma, che dicono cosa deve essere fatto, che tipo di informazione deve essere data e a chi. Noi in realtà in meno di due minuti riusciamo a fare una prima localizzazione e a determinare la magnitudo del terremoto, quindi è un'informazione velocissima, per quanto molto incerta ancora, perché viene fatta in automatico dai computer. Tra l'altro, visto l'intervento di questa mattina, noi facciamo un uso grossissimo di internet, di cloud, i dati delle stazioni vengono automaticamente messi sulla rete, sono accessibili da tutti gli osservatori di tutto il mondo. Quando voi vedete, è successo diverse volte che un certo terremoto in Italia viene localizzato prima dall'USGS, il Servizio Geologico Americano, dall'Università di Potsdam, loro in realtà stanno usando esattamente i nostri dati,
con gli stessi anche programmi di localizzazione, ma loro non sono sottoposti a seguire questa scaletta, per cui noi non possiamo rilasciare un'informazione se prima non è stata verificata e diciamo migliorata la localizzazione e la magnitudo, non è stata comunicata alla protezione civile. Vedete questa sequenza 2, 5, 30 minuti, un'ora, si attivano appunto, e le colonne sono per diverse magnitudo, si attiva una serie di procedure. La prima immediata è telefonare alla protezione civile, sperando che non vada in dir di telefoni, allora noi, perché abbiamo questo grosso problema, se c'è un terremoto forte, è successo anche per la Lunigiana il 21 giugno, la prima cosa che vanno giù sono le linee telefoniche, perché tutti si attaccano al telefono per sapere dove è stato, quanto è stato, chiamare i parenti, eccetera. Dopodiché appunto scattano una serie di procedure e si vede qui la sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, a seconda della magnitudo si allerta, si attiva e quindi si decide il tipo di iniziativa da prendere. A quel punto dicevo, noi abbiamo necessità di andare a migliorare, intensificare la rete di monitoraggio, quindi parte la rete mobile con delle stazioni, con dei mezzi che va sul territorio che è stato interessato dal terremoto. Per esempio questa è una mappa che riguarda appunto il terremoto della Lunigiana di giugno, alle reti fisse che lavorano 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, si aggiungono delle altre stazioni che vengono messe da noi sul momento intorno all'area epicentrale. Queste stazioni possono trasmettere anche queste in tempo reale oppure in differita, nel senso si vanno a raccogliere le informazioni, e questo ci consente quindi di seguire tutta l'evoluzione della sequenza, in particolare di andare a migliorare, avendo sul terreno ancora più stazioni, la qualità dell'informazione e del dato, quindi riusciamo a capire esattamente, a vedere. Queste sono, sopra sono due mappe dall'alto, queste sono due sezioni della sismicità che c'è stata dal 21 giugno in Lunigiana, qui sono riportate 1100 scosse, e si riesce a vedere esattamente la geometria della frattura che ha provocato il terremoto e la sequenza successiva. Ma riusciamo anche a fare altri tipi di elaborazioni, queste diciamo, sono delle tecniche che soprattutto negli ultimi anni sono molto migliorate, sono delle tecniche di remote sensing con le quali riusciamo a vedere lo spostamento del terreno tra prima e dopo il terremoto. In particolare adesso c'è un progetto a cui partecipiamo, questo della costellazione dei satelliti Cosmos SkyMed, che riusciamo addirittura, sono degli accordi ovviamente attraverso l'agenzia spaziale eccetera, noi riusciamo a chiedere, appena avvenuto il terremoto, quando ripassa il satellite, di indirizzare la ripresa sulla zona dove è avvenuto il terremoto, quindi avere delle informazioni di estremo dettaglio, per esempio vedere che in questo caso tutta la zona in rosso è la zona che si è abbassata di circa 3 cm in occasione dell'ultimo terremoto, e invece diciamo, la parte diciamo, più al di sotto di quella riga nera, che dovrebbe essere la frattura, la rottura del terremoto, invece c'è un abbassamento leggermente positivo. Ma altre informazioni che riusciamo a avere solo quando c'è il terremoto sono quelle sugli effetti ecosismici sul terreno, quindi ci sono delle squadre di geologi che vanno sul terreno a osservare cosa è avvenuto, quali sono gli effetti sul terreno. Nel caso del terremoto dell'Emilia 2012 penso che l'attenzione di tutti sia stata attirata soprattutto dal fenomeno della liquefazione, che è un fenomeno che è noto. In letterature si è visto in varie parti del mondo, ma in Italia è stata la prima volta in cui è stato visto negli ultimi 100 anni, perché noi abbiamo solo cronache di terremoti del 600, dell'800 in cui si sono verificati in Italia. Questa volta la liquefazione l'abbiamo vista dal vivo. Sapete tutti di cosa si tratta? Si tratta del fatto che su terreni non consolidati, con livello della falda freatica abbastanza superficiale o comunque dei terreni imbibiti d'acqua,
lo scuotimento del terreno provoca un'espulsione dell'acqua verso l'alto, quest'acqua si porta dietro la sabbia che incontra e quindi si formano come dei piccoli vulcanetti di fango che arrivano sulla superficie e soprattutto hanno un grosso impatto sulle strutture perché non abbiamo visto questo in Emilia fortunatamente, ma sono in grado di ribaltare completamente gli edifici a seconda dei casi, perché può succedere che di fatto l'edificio è come se non avesse più delle fondazioni, cioè si trova praticamente sull'acqua e quindi ci sono i casi famosi in Giappone, il terremoto di Skopje in Macedonia. Quindi anche queste sono informazioni che andiamo a raccogliere, poi per accorgerci con degli esami diciamo, ancora più di dettaglio che anche in pianura padana, che uno pensa alla pianura, cioè un territorio assolutamente piatto, andando a vedere quello che è il campo di spostamento, cioè quanto si è sollevato il territorio in occasione del terremoto dell'Emilia, notiamo una coincidenza con quelle che sono delle deviazioni del corso dei fiumi rispetto al percorso ideale che dovrebbe essere che un fiume va lungo la massima pendenza. Invece se guardiamo per esempio questi due affluenti, il Secchia e il Panaro, che sono affluenti del Po, vediamo che in certe zone si avvicinano, in altre si allontanano. Guarda caso si allontanano dove c'è stato il massimo rialzo per il terremoto dell'Emilia, perché vuol dire che comunque dal sottosuolo la struttura ha provocato un innalzamento in tempi anche non di ora, diciamo, in tempi lunghi, per cui i fiumi nel tempo hanno teso ad allontanarsi dall'area che si stava sollevando a causa dei terremoti avvenuti nel tempo. Ecco appunto la liquefazione, purtroppo le foto non si vedono male, comunque questo praticamente è un terreno che è completamente ricoperto di sabbia. Quella foto di destra invece fa vedere come per gli effetti ecosismici del terremoto superficiale si è anche avuto la rottura dell'acquedotto nella località di San Carlo. Ma ancora informazioni che riusciamo a prendere. Un gruppo di lavoro, questo, un gruppo di sismologi e persone che si occupano proprio dell'osservazione e la descrizione degli effetti macrosismici di un terremoto, costituito sia da Energy Boom ma anche dal personale del DPC eccetera, che immediatamente dopo il terremoto va sul terreno e va a vedere località per località quali sono stati gli effetti e li classifica secondo la scala diciamo, dell'intensità Mercalli, appunto osservando quali sono stati gli effetti sulle persone, sugli oggetti e anche sui manufatti, assegna un grado ad ogni paese che poi vedete costituirà il quadro di danneggiamento, vi farò vedere in mappa. In realtà usiamo delle schede che diciamo da quelle che erano abbastanza banali, che riportano solo delle osservazioni diciamo di carattere osservativo, adesso usiamo delle schede in cui non solo si descrive il danno dell'edificio, ma si cerca anche di classificare il tipo di struttura e quindi la vulnerabilità di quell'edificio rispetto al terremoto, quindi riusciamo ad avere un'informazione che è molto più ricca perché contiene anche il dato che della vulnerabilità degli edifici di una certa area. Alla fine viene fuori una mappa di pallini colorati, questo appunto è il terremoto dell'Emilia 2012, in cui sono tutte le intensità che sono state registrate, sono state definite per questo terremoto, in questo caso il massimo è un ottavo grado a Cavezzo, che è uno dei paesi che abbiamo imparato a conoscere purtroppo con questo terremoto. E questo è il tipo di osservazione che poi viene utilizzata per definire quella che si dice l'area del cratere, che è un termine che non c'entra niente con i terremoti, è più un termine dei vulcani, però diciamo in genere si utilizza questo tipo di informazione per definire le località che hanno avuto dal sesto grado in su di danno, le località che poi vengono generalmente ammesse ai contributi per la ricostruzione, perché sesto grado nella scala Mercalli vuol dire che c'è stato danno, sotto il sesto grado non c'è stato danno, quindi di fatto è inutile dare i soldi per ricostruire. Vi dicevo anche del rapporto con gli storici, appunto l'Italia ha la storia sismica migliore, più lunga che esista in tutto il mondo,
nonostante culture come quella greca sono più lunghe della nostra, loro non hanno questo dettaglio, questa informazione. Questi sono gli epicentri dei terremoti storici di tutta la Toscana, appunto dall'anno 1000 fino a oggi. Le aree diciamo più sismiche, dove avvengono più terremoti di magnitudo maggiore, sono quelle ben note di tutta Lunigiana, Garfagnana, il Mugello, non so se si riesce, ecco, l'area del Mugello e l'area di San Sepolcro della Val Tiberina, con qualche spot. Questo in realtà è un terremoto a Siena del 237 avanti Cristo, che in realtà probabilmente è un falso storico, insomma le informazioni sono molto scarse, insomma. E appunto grazie al lavoro degli storici noi per quasi tutti questi singoli terremoti abbiamo informazione sul danneggiamento località per località. Questo terremoto del 1837 che ha colpito appunto l'area della Lunigiana, ve lo mostro perché non perché sia il più forte, per quanto la magnitudo stimata sia 5,8, ma perché è un terremoto che ha colpito esattamente le stesse località di giugno di quest'anno e anche con le stesse caratteristiche, cioè le località più danneggiate sono state Casola, Lunigiana, Minucciano, Ugliancaldo, mentre Fivizzano, nonostante fosse a pochissimi chilometri di distanza, ha avuto dei danni molto minori. Ma certo, per il territorio della Toscana, diciamo, i massimi storici sono due terremoti, tra l'altro avvenuti a un anno di distanza l'uno dall'altro, del 1919 del Mugello, che ha colpito appunto un'area molto vasta, con in realtà una grossa estensione verso la Romagna, tutti questi puntini arancioni, che in realtà sono dovuti al fatto che c'era stato un terremoto del 1914, quindi era una zona già stata colpita e non ancora completamente ricostruita dal terremoto precedente, quindi i danni si sono sommati, quindi il quadro complessivo viene questo, ecco, risulta questo. E poi ovviamente il terremoto del 1920 della Garfagnana, il massimo storico per la nostra regione. La magnitudo, c'è una magnitudo strumentale, che sono state trovate le registrazioni, è di 6,5 circa, che è insomma, decisamente un terremoto molto forte, come si può vedere anche dall'area dei danneggiamenti estesi, cioè tutto il rosso marrone, siamo dall'ottavo grado alla scala Mercalli in su, quindi distruzione molto estesa. A questo punto noi cosa possiamo fare per difenderci? Allora, noi usiamo la pericolosità sismica. La pericolosità sismica consiste in una stima essenzialmente probabilistica di quelli che possono essere gli scuotimenti del suolo attesi in un certo periodo con una certa probabilità appunto di accadimento. Questo l'approccio probabilistico si contrappone a un approccio di tipo deterministico, che per esempio è stato usato in passato, non più adesso, per esempio progettare le centrali nucleari, cioè uno dice non mi interessa se il massimo terremoto sarà tra un anno, tra 100 anni o tra 1000 anni, io per essere sicuro progetto al massimo, faccio lo scenario del massimo terremoto possibile e progetto per quello scenario. Questo è stato fatto appunto per le centrali nucleari fino a quando si sono accorti che per usare al massimo la cautela, perché appunto sul nucleare non si è mai sicuri, erano arrivati a ipotizzare di dover progettare delle strutture che sopportassero accelerazioni di 7G. Però io non sono ingegnere, l'ho detto, ma voi lo sapete meglio di me che è qualcosa veramente di incredibile anche per una centrale nucleare. Quindi diciamo si usa una stima probabilistica, anche perché io devo considerare, da un lato, il discorso che veniva fatto stamattina nel primo intervento, è vero che la normativa dice che è ammesso che la struttura si danneggi, ma non deve crollare, non deve collassare, perché deve salvaguardare le vite umane, cioè la normativa è fatta per le vite umane prima di tutto. Ma poi devo anche ragionare di quello che è il terremoto che io mi attendo in un periodo di tempo che non sia quello delle migliaia o ancora periodi di ritorno ancora più lunghi, migliaia di anni. Quindi si fa questo tipo di valutazione.
Come si fa? L'approccio che ho usato un po' in tutto il mondo è quello di considerare tutte le possibili sorgenti sismiche che sono su un certo territorio, caratterizzare ognuna di esse con un modello di ricorrenza ai terremoti, cioè una frequenza, un numero di terremoti per le diverse magnitudo, trattare lo scuotimento che questi terremoti del modello di, ricorrenza possono produrre intorno all'area ipocentrale, quindi sono dei modelli che mi dicono l'accelerazione attesa data una magnitudo con la distanza, ovviamente con la sua incertezza che viene trattata anche questa probabilisticamente, fino ad arrivare a delle curve di pericolosità, vale a dire dei valori di accelerazione attesi con una certa probabilità di eccedenza o all'inverso con un certo periodo di ritorno. Quindi quello che è stato fatto in Italia, appunto, soprattutto diciamo, l'ultimo giro è stato quello dopo il terremoto di San Giuliano di Puglia, come vi ha ricordato stamattina, è stato quello di definire un modello di zone sismogenetiche, cioè di aree sismicamente attive, omogenee al loro interno dal punto di vista delle caratteristiche del rilascio di energia, definire dei tassi di ricorrenza, per esempio questa è proprio la zona che dalla Lunigiana arriva fino alla Val Tiberina, quindi il numero di terremoti in 100 anni per ogni magnitudo, utilizzare dei modelli presi dalla letteratura di attenuazione dello scotimento del suolo con la distanza e alla fine ottenere questa mappa che appunto dice area per area, punto per punto, qual è il valore di accelerazione atteso, in questo caso la mappa che ha una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, ovvero considerando che c'è un approccio poissoniano dietro a questo modello, un periodo di ritorno di 475 anni. 10% in 50 anni perché è quello che viene utilizzato nelle normative in tutto il mondo e che poi è alla base anche della normativa attuale dell'NTC 08. In realtà, qui non si vede, comunque sono tutte delle crocette, dietro ogni punto di quella mappa ci sono molte più informazioni di quelle che si vedono su una singola mappa. Per ogni punto, la griglia sono circa 11.000 punti, sono oltre 2.000 parametri che sono stati definiti a suo tempo, tant'è vero che è stato necessario definire una piattaforma WebGIS per poter diffondere e distribuire tutte queste informazioni. Quindi se io vado su un singolo punto di questa griglia di 11.000 punti, questo per esempio è Castelnuovo in Garfagnana, vado a cliccare sul singolo punto, ottengo per esempio le curve di Hazard, cioè appunto il valore di accelerazione contro la frequenza di accadimento, appunto, o inverso il periodo di ritorno, ottengo un grafico della disaggregazione che mi dice qual è la coppia di valori, magnitudo, distanza da quel sito che maggiormente mi può produrre quel terremoto, quello scuotimento, quindi qual è il terremoto più probabile, diciamo, che potrebbe essere definito anche un terremoto, se volete, di scenario, di progetto per quella zona. E infine anche ci sono tutti gli spettri a pericolosità uniforme per diverse probabilità di eccedenza e per diversi periodi spettrali, che sono quelli che poi in qualche modo sono stati utilizzati nelle nuove normative. Sicuramente voi conoscerete queste tabelle della famosa l'ordinanza 3519 con tutti i parametri AG, F0, TC star, dai quali si parte per costruire lo spettro di progetto che dovete utilizzare, ovviamente poi applicando coefficienti rispetto alla vita nominale dell'edificio, rispetto alle caratteristiche del suolo, coefficienti topografici e quant'altro. Però questa è roba che ha fatto il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e noi abbiamo solo fornito i dati e non abbiamo contribuito su quello. Anzi, se volete, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, rispetto alle nostre informazioni che davano anche un'incertezza su queste stime, hanno buttato via l'incertezza e ha detto tanto ci abbiamo i nostri coefficienti che superano le vostre incertezze. Allora, finora ho parlato di pericolosità sismica. Il rischio sismico in realtà è qualcosa in più, questo lo sapete anche voi, cioè ammesso che avvenga un certo terremoto in una certa zona, me lo dice la pericolosità sismica, devo poi considerare qual è la vulnerabilità delle strutture che insistono sul terreno e qual è l'esposizione di queste strutture, che però vuol dire anche poi persone e
tutto quello che c'è e ottengo una stima del rischio. Questo è un esercizio però che si è perso un po' l'abitudine di fare, di aggiornare delle mappe di rischio sismico in Italia. Questa è una delle ultime che ho trovato, la mappa non è da figurare, neanche bellissima, che comunque mi dice che diciamo in qualche modo le gradatorie della pericolosità sismica sono in qualche modo cambiano, nel senso, certo, la Calabria, l'Irpinia, l'Abruzzo sono ancora oltre a massima pericolosità anche alto rischio sismico, ma per esempio l'Emilia Romagna, che è una zona a pericolosità sismica media, non bassa ma media, e invece, così come parte della Lombardia, è un'area in cui il rischio sismico è elevato, perché lì c'è una fortissima esposizione. Su una vulnerabilità non ne sappiamo molto, però sicuramente il valore esposto, pensate solo ai capannoni dell'Emilia, è elevatissimo. Tutto questo alla fine si trasforma in qualche modo nella classificazione sismica. Questa era quella della Toscana dopo l'84, dopo il terremoto dell'Irpinia. Questa è quella attuale. La Toscana a questo punto di vista, insomma, è stata abbastanza sveglia, già aggiornato 3 volte le proprie zonazioni. E volevo andare adesso verso un discorso appunto che esula un po' da quello proprio del sismologo in senso stretto, che vado a chiudere, per ricordare che comunque questo è un settore nel quale ci si muove, è già stato detto in qualche modo stamattina dalla prima relazione, solo dopo che avviene un terremoto, sempre dopo ci si sveglia, ci si accorge che si poteva fare qualcosa che non è stato fatto, e in effetti noi non solo ci muoviamo sempre dopo un terremoto, ma siccome i terremoti ne abbiamo tanti, ne abbiamo avuti tanti a partire dal 1908 in avanti, abbiamo anche tanti aggiornamenti della normativa e delle zone sismiche, per cui siamo arrivati al 2008, anzi al 2009 col terremoto dell'Aquila, in cui addirittura convivevano diverse normative che potevano essere utilizzate a scelta del professionista, diverse classificazioni sismiche, per cui in effetti in Emilia Romagna ancora si progettava come se non fosse stata sismica quella zona. Questo è uno dei problemi, fino al 31 dicembre 2009 questo, quindi è uno dei problemi che adesso poi, diciamo, sarà valutato anche nei processi. Questo per dire che purtroppo noi siamo molto indietro dal punto di vista della protezione sismica. Questa è una figura che ho fatto dai nostri dati appunto storici. Ho considerato tutti i terremoti che sono avvenuti dal 1950 in poi, quindi sono poco più di 60 anni di storia, di magnitudo inferiore a 5, quindi non terremoti più forti, quelli proprio che quasi non ce ne accorgiamo e che sono frequenti, e riportato le località che per quei terremoti che non hanno superato magnitudo 5 hanno avuto danneggiamento. E vedete che quindi questo in qualche modo è una misura della vulnerabilità che ancora abbiamo. Sono molte le località, anche in Toscana, ovviamente Lunigiana, Mugello, eccetera, in cui comunque basta un terremoto molto piccolo per fare danno. Perché? Perché noi siamo un paese, come tutta l'Europa, che ha avuto un grosso boom economico dopo la Seconda Guerra Mondiale. Negli anni dal 60 all'80 si è costruito tantissimo, oltre ad aver fatto tanti figli. Io sono un figlio del boom economico. Per cui, se guardate, questi sono i dati dell'Istat, cioè il numero di abitazioni costruite in ogni decennio. Se voi guardate l'accumulata, la curva verde, dopo l'81, il censimento dell'81, ormai l'80% degli edifici attuali era già costruito, e la stragrande maggioranza di questi edifici è costruito senza alcuna protezione sismica. Okay? Risultato? Questi sono quanto ci sono costati i terremoti in Italia dal 1968 in poi. La seconda, cioè la penultima colonna, sono milioni di euro attualizzati ai conti di oggi, si parte dal Belice 68, anzi Belice, in avanti. Per l'Abruzzo 2009 e l'Emilia sono delle stime, perché ancora non sappiamo esattamente quanto ci costeranno, probabilmente di più. L'ultima colonna ci dice il periodo di tempo nel quale è stato spalmato il costo di queste ricostruzioni. Allora, se vedete, tranne il terremoto del Friuli del 76, per tutti gli altri terremoti stiamo ancora pagando, cioè tutti gli anni nel bilancio dello Stato c'è una voce che i danni del terremoto di Belice del 1968. Per il terremoto dell'Irpinia continueremo a pagare fino al 2023. Il terremoto dell'Abruzzo, a parte finora non hanno visto soldi, ma nel bilancio dello Stato è previsto fino al 2033 e forse si andrà molto più avanti. Per l'Emilia ancora non si sa nulla. Quindi questo è quello, cioè quando pensate
alla manovrina da 1,6 miliardi, ecco, pensate a quanti soldi, miliardi di euro noi stiamo buttando via. Se è vero che ogni euro investito in protezione sismica sono, qualcuno dice 5, qualcuno dice 7 euro risparmiati di ricostruzione, pensate a quanto, se avessimo investito in questo, dal 68 a oggi, in protezione sismica, quanto avremmo guadagnato. Per cui è importante, e sto chiudendo, il discorso dell'informazione e dell'educazione della popolazione. Cioè bisogna far capire alle persone che il rischio sismico in Italia c'è praticamente ovunque, bisogna conoscerlo, bisogna imparare a conviverci, bisogna cominciare a farsi delle domande, tipo: ma la casa dove vivo è sicura? E la scuola dove studio o dove studio i miei figli? E l'ufficio dove lavoro è sicuro sismicamente o no? Queste sono domande che, se ognuno di noi cominciasse a farsi, già riusciremo forse ad avere un quadro migliore della situazione. Sappiamo che sulle scuole è stato fatto molto dopo San Giuliano di Puglia. La Toscana, da questo punto di vista, garantisce che tutte le scuole sono state verificate, sono sicure, e quelle che non erano sicure sono state chiuse o abbattute, come a Piazza del Secchio. Però comunque dobbiamo cominciare a ragionare in questi termini, ma dobbiamo cominciare a ragionare anche in termini di comportamento. Per esempio, io sono entrato qui in questa sala, in realtà non l'ho fatto, ma lo dico sempre, cioè la prima cosa, uno si guarda intorno e dice: ok, ma se dovesse venire un terremoto durante la conferenza Scoprire Ingegneria, io dove mi metto? Cosa devo fare? Allora comincio a guardare quali sono le parti che potrebbero essere più sicure. Poi in realtà ho visto subito che c'è questa bellissima chiave che mi ha messo un senso di sicurezza, oltre ad essere bellissima, secondo me quell'aggancio lì è fantastico. Però voglio dire, qui in qualche modo qualcuno è già intervenuto, poi ci sono anche, c'è una chiave lassù, insomma, comunque uno guarda e decide di, per esempio, che sicuramente conviene mettersi lungo le pareti, in particolare nel buco delle finestre, così via. Cioè questa è una cosa che dovrebbe diventare automatico, come cambiare la marcia. Nessuno pensa più come, cosa deve fare quando cambia la marcia, però lo facciamo. E perché è importante, tra l'altro, ecco, riagganciando il discorso di prima, io faccio tantissime attività nelle scuole, in particolare nelle scuole elementari, perché i bambini piccoli delle elementari, anche, ho fatto anche con prima e seconda elementare, sono fantastici, perché loro sono completamente liberi da qualsiasi preconcetto, loro non sanno nulla, per cui quando tu li vai a parlare di queste cose, ragionano, li vedi che ci pensano un po', e poi ti sparano una domanda che tu resti secco, perché è una cosa a cui tu non hai mai pensato, però loro, che sono proprio liberi, puri al massimo, ti fanno subito la domanda e ti beccano in castagna e tu non sai cosa rispondere, no? Poi magari c'è anche la maestra, invece ti fa la domanda assolutamente idiota, però non lo puoi dire davanti ai bambini, perché sennò la sua autorità viene sminuita. Dicevo, chiudo veramente, ho sforato 2 minuti, per dirvi che questo, appunto, lavorando anche con i psicologi e con i sociologi, abbiamo appena fatto una esperienza di questo tipo. In realtà c'è un sito, si chiama www.terremototest.it, è ancora attivo, lo potete fare tutti, è anonimo. Praticamente vengono poste delle domande su quella che è la propria percezione della sismicità del proprio territorio. Non vengono chieste cose, diciamo, tecniche, semplicemente vengono fornite delle informazioni, e uno deve dare un voto da 0 a 10 di quello che lui pensa sulla propria abitazione, sui terremoti, se sono prevedibili o meno. In base a questo, ovviamente, uno deve dire il comune in cui abita, perché poi viene associato alla zona sismica del proprio comune. Alla fine uno ottiene come risultato di: guarda, tu vivi in una zona comune 3, ma secondo le tue risposte tu pensi di vivere in zona 4 o in zona 2. Quindi viene messa a confronto la reale, diciamo, pericolosità sismica del proprio comune con quello che uno pensa. La cosa drammatica in realtà non è che la percezione è maggiore della reale pericolosità sismica, ma soprattutto, se guardate per zone, la prima colonna si riferisce alla zona 1, cioè quella più alta pericolosità sismica in Italia, quindi dal Friuli, tutto l'Appennino fino alla Sicilia. Solo il 14% delle persone che hanno partecipato a questo sondaggio hanno dato risposte che coincidevano con una prima zona sismica. L'86% delle persone invece assolutamente ha una percezione che è più bassa della reale, ed è la pericolosità sismica più elevata, la zona 1.
Ovviamente scende, se si va verso la zona 4, in realtà è molto minore il numero di persone che hanno una percezione diversa della pericolosità sismica propria. Però ecco, se consideriamo che comunque zona 1 e zona 2 sono quelle dove poi abbiamo i terremoti veri, 86%, 70% degli abitanti non hanno proprio idea di dove vivono, questo vuol dire che iniziative come queste dobbiamo farne ancora tante. Vi ringrazio. Grazie davvero.